Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. La lite per stabilire chi dovesse salire prima sul bus, poi la rissa, degenerata al punto da causare 3 feriti. È avvenuto questa mattina a Manduria, presso la fermata di piazza Vittorio Emanuele, coinvolti 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, trasportati all'ospedale Giannuzzi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia per ristabilire l'ordine pubblico. Il terzo ferito, più grave, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. A quanto si apprende, ha riportato un trauma cranico e numerose ferite al volto. Si attende il completamento della giunta comunale tarantina attraverso la nomina degli assessori all'urbanistica e all'ambiente. Prima però passaggio obbligato sarebbe la sfiducia all'attuale presidente del consiglio comunale, Piero Bitetti. Come già anticipato nei giorni scorsi, per ottenere questo risultato, secondo quanto affermato da un comunicato inviato dai gruppi all'opposizione, si starebbe addirittura mettendo mano al regolamento. Il ruolo di Bitetti con ogni probabilità sarà ereditato da Luigi Abate, sancendo il passaggio definitivo del consigliere di Taranto senza Ilva dalla parte della maggioranza. Solo dopo aver compiuto questo percorso, quindi, si potrà completare la giunta comunale con la nomina del 7° e dell'8° assessore. A ricevere la delega all'urbanistica sarebbe l'avvocato Edmondo Ruggero, primo dei non eletti alle amministrative 2022 del PSI. Successivamente, considerando che il nuovo assessore dovrebbe essere una donna per rispettare le quote rosa, si potrebbero aprire alcuni scenari. Indiscrezioni raccolte dalla nostra testata, tuttavia, lasciano pensare che la scelta potrebbe convergere su Italia Viva. Meno chiacchiere, più concretezza è l'invito del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ai commissari di governo di Acciaierie d'Italia. Piuttosto che avventurarsi in dichiarazioni molto spiacevoli, afferma Melucci, fuori dal tempo e dalla realtà, ci aspettiamo con sollecitudine il ristoro dei crediti vantati dall'indotto ionico e l'avvio di un tavolo tecnico per la redazione dell'accordo di programma, che non potrà che precedere qualunque tentativo di vendita dei compendi aziendali. Il piano industriale, sottolinea il sindaco, va condiviso qui ed ora con la città, non è un fatto meramente sindacale. O qualunque privato si avvicinerà all'ex Ilva, è garantito che troverà un clima molto difficile. Dai commissari di governo, continua il primo cittadino, ci aspettiamo decisamente qualcosa di più della gestione ordinaria degli impianti o della semplice tenuta dei conti dello stabilimento siderurgico ionico. A loro infatti spetta il compito gravoso di preparare il futuro nell'interesse della comunità locale, non solo del paese o del mercato. Per raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi accettabili, conclude il sindaco, gli enti locali possono mettere a disposizione le risorse della programmazione europea 2021-2027, ma servono coraggio e chiarezza. È il momento dei tavoli formali e della concretezza. I commissari di governo non prendano alla leggera l'insofferenza e la stanchezza della nostra città. Questa mattina presso il Decathlon di Taranto si è svolto l'evento Remare a scuola, una gara selettiva di indoor rowing a cui hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori delle scuole Galileo, Ferraris e Maria Pia di Taranto, nonché le Einaudi di Manduria. Sport e inclusione, elementi cardini dell'evento, come sottolineano ai microfoni di Cosmopolis Media Carlo Tosi, presidente Rowing Taranto, e Michelangelo Giusti. Sì, una bella iniziativa, merito di Carlo Tosi, presidente della Rowing Club, ma soprattutto come CONI è una iniziativa importante, perché io vedo sempre il momento dell'avvicinamento alle discipline del mare, e in questo senso vanno anche questi eventi. Taranto ha una grande, in passato ha avuto una grande tradizione proprio nel canottaggio, che poi si è persa. Adesso CONI, Comune, Federazione di Canottaggio, siamo tutti impegnati a rilanciare questa bellissima disciplina, che qui fa vedere solo il gesto atletico. In mare invece è tutta un'altra cosa, una disciplina bellissima da praticare, perché è a contatto con la natura e praticamente il gesto atletico viene fatto con naturalezza, a pelo d'acqua, ed è una cosa bellissima e affascinante. Quindi vorrei tanto che le scuole facessero la loro parte per avvicinare più ragazzi possibili a questa bellissima disciplina.
Sì, ha detto bene anche all'irrazione, perché abbiamo anche all'interno un ragazzo diversamente abile che partecipa alla classifica come tutti quanti gli altri, perché è uno sport inclusivo, l'indoor non ha problematiche da questo punto di vista, per cui è inclusivo uomini, donne e senza distinzione. Allora, le tre scuole che si sono iscritte alla competizione scolastica sono il Maria Pia, e il Galileo Ferraris di Taranto e l'Einaudi di Manduria. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.